anzi, al mio Let's Replay sul primo Let's Play che feci in assoluto, Crash Bandicoot e l'Ira di Cortex. Lo dedico a Dingo di Noto, che era un'eternità praticamente che aspettava lo rifacessi. Quindi, andiamo subito. Oh, posso nominare il file? Perfetto. Cosa... mo... fatto. E godiamoci la intro. Oh, i caricamenti, ma no, che palle caricamenti in questo gioco, ragazzi. Sono comunque più sopportabili Spyro Enter del Dragonfly. Comunque sia, perché lo schermo è così piccolo, ragazzi? Faccio così perché da un po' di tempo che YouTube ha fatto sì in modo che alcuni video vengono caricati con una schermata molto grande, non so come mai, e così il video si sgrana e la qualità perde tutto. Ovviamente la cosa va a colpire me, che già i miei video non sono questo granché, ora si vedono tutti uno schifo. Senran Kagura, Rabiribi, tutte le guide a cui tenevo di più, che si vedevano abbastanza in adolescente, ora si vedono uno schifo. Grazie YouTube per le tue stupide impostazioni di merda. Deficienti, stupidi, incapaci, possibile che non ne facciate mai una giusta? A quanto vedo, il tuo curriculum di criminale è patetico! Uca, uca, non è colpa nostra, è tutta colpa di quel disgraziato di Bandicoot. Non permetterò a nessuno di ostacolare il cammino del male, e meno che mai a uno stupido marsupiale arancione. Crash deve essere eliminato! Trova sempre il modo per sconfiggerci. Forse è davvero troppo in gamba per noi. Basta con le scuse. Voi cinque idioti farete meglio ad escogitare un buon piano. Altrimenti... Che cazzo sempre in queste situazioni? Può essere qualcosa che possiamo fare. Dio un po', dottore. Sbaglio o stavi trafficando con una nuova arma segreta nel tuo laboratorio? Non so di cosa parli, Demetropi. Dottor Cortex, penso che si riferisca all'arma super segreta alla quale hai lavorato giorno e notte da quando Crash ti ha sconfitto. L'arma che dice... Basta con queste discussioni! Abbiamo un piano! Grazie agli sforzi sono riuscito a creare una super arma geneticamente avanzata di incredibile potenza. Ma mi manca un elemento essenziale, una fonte di energia. Elementi! Sì! Gli elementali! Giusto! Gli elementali! Proprio quello che ci vuole! Scatenando la loro energia distruttrice si creerebbe sufficiente energia per alimentare la mia arma segreta. Avremo un'arma in grado di distruggere montagne e demolire intere città! E cancellare per sempre Crash Bandicoot dalla faccia della Terra! Preparati ad affrontare la mia ira! Crash Bandicoot! Spostiamo da Crash. Vai, Crash! Sì, Crash, sei andato alla grande! Cosa succede? Gemello Uka Uka si è rimesso a combinare guai. Devo scoprire cosa sta progettando. Ci vediamo più tardi. Il tempio di Crash Bash. Ah, salve mio fragile fratellino. Sei riuscito a catturare la mia attenzione, Uka Uka. Che razza di piano diabolico state architettando tu e Dottor Cortex questa volta? Nessun piano, è solo una piccola riunione tra vecchi amici. No, gli elementali no! Perché li hai liberati, Uka Uka? Non ti ricordi cosa è successo l'ultima volta? Quei squilli e qualche terremoto, un po' di inondazioni, qualche piccola graziosa era glaciale un paio di secoli fa. Ti preoccupi troppo!
artefice degli elementali e imprigionarli utilizzando gli antichi cristalli. Servono 5 cristalli per ibernare ciascun elementale. Dobbiamo spiegarci. Coco, a che punto è il tuo nuovo portale di teletrasporto? È quasi finito. Qualche piccolo ritocco qua e là e saremo pronti a partire. Ben fatto, Coco. Questa è l'occasione ideale per vedere se funziona. Dobbiamo sbrigarci. Possiamo iniziare a giocare finalmente. Mamma mia, non la ricordavo così lunga la intro di Lira di Corte. Oddio, no, un pochino se mi ricordavo avesse un'intro abbastanza lunga. Ecco, siamo già a 7 minuti. Ma... e dato che rimane poco tempo, direi di fare il primo livello e prendere il cristallo e la gemma bianca. Possiamo iniziare a giocare adesso, finalmente. Andiamo subito col primo livello. Parti per l'Artico, vai. Dato che siamo già a 8 minuti e 50, grazie Cortex per le tue spiegazioni futili e sempre lunghissime. Cosa stai guardando, testa peluzza? Io sono Rocco, l'elementale della Terra. Uka Uka e il dottor Cortex mi hanno risvegliato dal sonno che mi imprigionava ed ora sono libero di polverizzare qualunque ostacolo intralci il mio cammino. Oh, non azzardarti a raccogliere quei cristalli, cucciolino, perché se ci provi io ti seppellisco. E grazie anche Rocco per la tua presentazione inutile. Ecco, 9 minuti e siamo già... ma vabbè, dai. Che parte inutile, una parte introduttiva. Speriamo di riuscire a ricavare qualcosa in questi pochi minuti che ci rimangono. Dunque ragazzi, riprendendo il discorso prima dell'intro, la scherma è così piccola apposta perché ora che YouTube mi ingrandisce la schermata dei miei video a sproposito sgranandomi tutto, ho detto mettiamo uno schermo così piccolo per far sì che in modo YouTube ora con la sua schermatona gigante anche in default non mi sgrani il video. Allora, mamma mia ragazzi, mi sembra di essere tornato indietro quanti anni è che sono su YouTube? Di 6 anni, ecco. Mi sembra di essere tornato indietro di 6 anni adesso. Mi ricordo che avevo appena iniziato la mia carriera su YouTube quando ho questo gioco. Ora dopo 6 anni siamo qui di nuovo da capo. Grande. E stavolta è tutto molto meglio di come l'avevo fatto in precedenza. Mi ricordo che... le riprendeva mio fratello le prime parti, non si vedeva niente, si vedeva un confuso tremolio e nient'altro. Quindi andiamo con questo let's play migliorato. E per chi non lo sapesse, nel mio vecchio let's play ero arrivato solo fino al livello 15 di questo. Se non andavo per il 100%, ma facevo un livello, prendevo quello che capitava, tanti saluti e ciao. Qui adesso invece ragazzi ce ne andiamo alla grande, verso un magnifico 100%. Dai, non siamo neanche morti una volta, quindi... cosa prendiamo? La gemma blu o la gemma bianca? Per la gemma blu ci stia anche che muoia. E dato che ho poco tempo, prendiamo la gemma bianca allora. Così abbiamo la sicurezza di fare qualcosa.
Giusto, ma perché tengo il volume così basso? Cazzo, dal prossimo episodio lo alzo. Traveler's Tales non è mica come la Nintendo. Se si sente la musica, se ne fa una ragione. Tutto è un video di gameplay, mica la sto riusando a miei scopi per guadagnarsi. Perché Traveler's Tales, così come le altre case produttrici, a differenza di Nintendo, hanno una cosa che si chiama cervello. Via. Siamo 11 minuti, dai, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo far conto sia una prova a tempo. Sì, 147 casse, ragazzi, perché... chi non conosce bene l'ira di Cortex, la devo mettere in guardia da una cosa. L'ira di Cortex c'è molte più casse rispetto agli altri Crash. È davvero così, ragazzi, ci sono uno sfottio di casse. Non che sia difficile, comunque, semplicemente ci sono tanti mucchi di casse ammatassate e cazzi vari. Però non è proprio una sfida complicatissima. Vai, primo bonus round. L'ira di Cortex, parlando di questo gioco, ha avuto recensioni un po' critiche, diciamo. Non è stato proprio ben visto. In effetti lo posso ammettere, ha una giocabilità abbastanza scivolosa. I boss sono poco ispirati perché si tratta sempre, tanto oramai lo sapremo tutti di questo gioco, si tratta sempre di crunch con uno degli elementali. Engine, Teeny Tiger e compagnia bella fanno solo da ostacolo in qualche livello secondario e altro di più. Comunque non credo che ce la facciamo, ragazzi, cazzarola. Infatti, dobbiamo proprio sospendere e tagliare già dalla prima parte con un livellazzo, ma dai. No, ci posso credere. Dai, andiamo. Ah no, ecco, qui c'è il cristallo. E qui ora, ecco, finisce il livello, perfetto. Vai, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Crash. O Crash, nessuno ha mai capito come si pronuncia. Vai. Dai, ti prego, fa che... 147, perfetto, vai. E così in un primo episodio ce l'abbiamo fatta, ragazzi. In un primo episodio si è fatto qualcosa. Grande. Ora dobbiamo tornare qui per la gemma blu, però. Ma dall'episodio successivo, perché l'intro mi ha portato via praticamente tutto il tempo per un episodio. Che intro lunga questo gioco. Vabbè, cercherò di finirlo in poche parti, perché penso che dopo questo farò Serran Kagura Shinobi Versus. Dopo tanto un altro Serran Kagura, sì. Allora, parti per l'Artico, vabbè. Ci dobbiamo rivedere alla prossima con appunto sempre parti per l'Artico, ma la gemma blu. Ciao!